Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, quest'oggi abbiamo un bel video su questo dispositivo che è un iPhone. È un iPhone SE 2020 che ha un problema frequente che è risaputo ormai da molti. Ha un problema frequente sulla main, che è il riavvio ogni 3 minuti di questo dispositivo. Allora, adesso facciamo la prova, vediamo un po' questo riavvio. Avviene ogni 3 minuti. Allora, questo difetto lo si può risolvere solitamente cambiando il connettore di carica. Cambiando il connettore di carica, un secondo che lo sblocco. Ok, cambiando il connettore di ricarica, questo problema si risolve spesso. Si risolve cambiando proprio questo qua. Ok, però delle volte purtroppo il problema va oltre il connettore di ricarica. Il problema è sulla main e fra un po' andiamo a vedere di preciso dove. Aspettiamo un attimo che allora. Un secondo che faccio partire anche il multimetro. Lì. Allora, qua purtroppo è sovrapposto. Lo mettiamo qui. Ok. Scusate, ma è la rovescia l'immagine. Proviamo a sistemarla. Così non mi piace. Così potrebbe andare meglio. Sì, così. Le dite un po' meglio così. Ok, sto sistemando un po' sto sistemando un po', eccolo qua. Vabbè, l'abbiamo fatto partire un po' prima e si è riavviato. E stavo sistemando OBS un po', che ho cambiato la camera sopra. Niente, qua abbiamo già provato a cambiare il dock, ma non abbiamo risolto nulla. E andiamo a fare 2 o 3 misurazioni.
Qui abbiamo già tolto la copertura della CPU, proprio perché il problema è lì vicino alla CPU. Andiamo a aprire gli schematic. Allora, siamo qui. Allora, apriamo anche qui, andiamo sullo schermo e andiamo sul microscopio. Allora, aspettate che rimpicciolisco un po'. Rimpicciolisco un po' questo. Ok. Allora, andiamo a vedere dove troviamo il problema. Allora, siamo qui. Allora, il problema è solitamente qui, nel pin 13 e nel pin 15. Ok. Qui. 13 e 15. Che rispettivamente sono il 13, sono i 2C, tutte e due, ok? Vanno a comunicare direttamente alla CPU, questi qua. Quindi abbiamo l'SCL e l'SDA. Questi i 2C li troviamo in molti componenti, che sono segnali di comunicazione, ok? Direttamente alla CPU. E qui manca un segnale di solito. Andiamo a vedere qual è. Andiamo a misurare queste cadute. Ok. Ok. Un secondo che. Allora andiamo direttamente al 13 e vediamo che dice. Allora, vedete 3, 6. Questo è l'11, il 13, vedete che non c'è niente, e il 15, quindi è il 13 adesso l'incriminato. Il 13 andiamo a vedere dove va a finire. Il 13 va a finire sotto la CPU.
direttamente da qui, vedete? Andiamo a rimisurarla. La 13 che è il piedino 7, contandolo da sinistra. 3, 4, 5, 6 e 7. 7 abbiamo open line. Ok. Quindi il 13 va a finire qui. Andiamo a vedere su questa resistenza cosa abbiamo, ok? Quella resistenza lì è la R6610. Che è questa. Qui abbiamo, vedete il valore. Quindi, dov'è il problema? Il problema probabilmente è una linea interrotta all'interno della scheda, purtroppo, e bisogna intervenire. Intervenire facendo un ponte, che adesso andremo a fare per ripristinare il funzionamento. Ok, faremo il ponte direttamente dal condensatore che c'è lì, dal 6456. Adesso non lo fisseremo perfettamente, ma andiamo a provare direttamente. Magari diamogli solo le bloccate qui e basta. Appena trovo la lampada, blocchiamo, scusate, ma non la trovo, non la trovo. Eccola qua.
adesso l'inquadratura è scura perché c'ho la lampada davanti al microscopio. Portate pazienza. Ok, abbiamo bloccato. Qua passeremo poi dietro. Anche qui. E qui. Ok. Allora, qui andiamo a vedere il punto preciso, che è quello lì. Andiamo a togliere via un po' di resina. Ok. Ok, blocchiamo un attimino anche questo con un po' di resina, meno qua in questo angolo. Ecco. Ok, diamo una pulita qui e qui. Adesso andiamo a verificare se il valore è tornato. Ok. E rapidino 7. Allora, 3, 3, 6, no. Il 7 è quello che mancava ed è tornato il valore. Ok. Ora andiamo a vedere scusate, ma mi è andata in palla la camera.
Mi è andata in palla la camera, adesso vediamo di riattivarla. Ecco, è tornata. Un secondo perché mi ha fatto la stupida. Ok, un secondo che la riposiziono. Le. Ok. È andato un attimo in pallone la camera. Ok. Ora andiamo a riposizionare la scheda madre all'interno della scocca e facciamo il test del riavvio dei 3 minuti. Ok? Scusate il disguido della fotocamera, ma sto provando una camera nuova che inquadra qua sopra e sto cercando di capire come funziona. Ok. Vediamo un po'. Ok. Vediamo se il problema si è risolto, eh?
Vediamo se si riavvia ancora. Ricordo che si avviava ogni 3 minuti. Prima è arrivato a 3:20 perché forse l'abbiamo fatto partire un po' troppo presto. Ricordo che c'è anche l'altra linea che può avere il problema, che è la. Noi abbiamo fatto un ponte sulla SCL, ma anche la SDA può avere lo stesso problema. Quindi mi raccomando, se volete per prevenzione potete anche fare il ponte anche sull'altra. Io adesso lo farò. Comunque, questo è per farvi vedere come risolvere il restart dell'SE 2020. Vedete che siamo già a 4 minuti e abbiamo risolto il problema. Aspettiamo ancora qualche secondo. E poi direi di chiudere il video. Ok? Per oggi è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale e buona giornata a tutti. Ciao ciao!